In sede di Commissione Affari Generali all'Aquila, ieri è stata riscritta la legge sulla Nuova Pescara e questo ha comportato la decadenza di tutti gli emendamenti, di tutte le proposte di modifica delle opposizioni. Severa la critica del Partito Democratico, bisognava essere padri costituenti, invece ancora una volta è venuta fuori tutta l'arroganza del centrodestra. Adesso il dibattito si sposta naturalmente in aula il 28 martedì in Consiglio regionale che si svolgerà a Pescara, quindi proprio in questa città dove noi ripresenteremo tutti quanti gli emendamenti. Abbiamo il timore che si sia fatta una nuova legge che in realtà non riempie con diciamo, vincoli e sanzioni tutto il periodo che va tra il 2024 e il 2027. Abbiamo il timore che il 31 luglio del 2026, perché questo recita il subemendamento, ci si possa ritrovare nuovamente nella situazione di oggi e quindi con nuovi rinvii rispetto anche alla data del 2027. Il PD punta il dito contro la discrezionalità che vede i presidenti di giunta e consiglio decidere sulle sorti dell'istituzione della Nuova Pescara, a dirla con le parole di Blasioli, e soprattutto chiede il consigliere regionale che senso ha la tolleranza data ai comuni proprio sul cronoprogramma presentato a suo tempo dallo stesso Sospiri. Voglio ricordare che con questa legge chiedevamo che almeno lo statuto, che è fondamentale per l'associazione delle funzioni e per tutto quello che verrà, fosse un elemento premiale e invece rimane nella data del settembre 2023, ma non viene concepito come elemento per poter andare al 2027. Chiedevamo di capovolgere il meccanismo premiale per cui la Nuova Pescara viene individuata come qualcosa da evitare e da rinviare. Si chiede cioè ai comuni: associate tre funzioni e io vi consento il rinvio al 2027. Non è questa l'impostazione che davamo noi a questa legge, perché crediamo formalmente e fermamente alla Nuova Pescara, tant'è vero che chiedevamo dei coordinatori per ciascuna delle 11 funzioni della Del Rio per cercare di arrivare alla Nuova Pescara già il 1 gennaio del 2024.